In questo caso l'instabilità è data dall'oggetto, una fluible in cui si muove un liquido. C'è una doppia instabilità, l'instabilità del liquido e l'instabilità costituita dal movimento. Questa doppia instabilità aumenta il flusso di informazioni percettive e propriocettive e permettono quindi di sperimentare come il contatto con un oggetto in movimento attivi diversamente tutta la fascia muscolare che dalle mani arriva alle scapole e impegna il cingolo scapolare. Gli stabilizzatori del cingolo scapolare sono quelli che regolano i movimenti delle braccia in condizioni di instabilità e, come sappiamo, i movimenti delle braccia arrivano al cuore. Questo movimento aiuta a percepire la possibilità di consapevolezza della zona della scapola, che è centrale appunto per gli stabilizzatori del cingolo. È un esercizio che può essere fatto sia con la fluible che senza, e a braccio intero, quindi senza flettere il gomito, ma ruotandolo nelle varie posizioni, possiamo sentire la stretta relazione che c'è tra il movimento anteriore e posteriore. In questo movimento si alterna il lavoro sul braccio destro e sul braccio sinistro. Le nostre braccia hanno due possibilità principali di movimento, i movimenti teneri e i movimenti assertivi. In questa serie possiamo sperimentare l'assertività del movimento e lo facciamo sia perché afferriamo e lanciamo la fluible, sia perché sentiamo la fine del movimento. Possiamo colpire in avanti, di lato o indietro, tutti modi per lasciare andare.